Buongiorno a tutti, buona domenica e benvenuti a un nuovo appuntamento di Quattro Chiacchiere con. E oggi la nostra ospite sarà Manuela Rigo, che conosciamo tutti già benissimo e adoriamo. E parleremo di una cosa importante, perché a volte i farmaci vengono prescritti in un modo errato. Ed è proprio il caso di questo farmaco qui, che ormai è diventato praticamente. Aspettate che. Ogni tanto mi perdo i pezzi. Ah, in una stanza. Boh, sarà una roba nuova. Manuela. Eccola qui. Ok. Per esempio, il gastroprotettore che viene dato come se fosse, non so, una caramella, invece, come ci racconterà Manuela, crea un po' di problemini. E come tutti i farmaci hanno dei lati positivi e dei lati meno positivi, e quindi aspetta, Manu, ti reinvito. Voilà, eccoti. Ciao. E nulla, spero che anche da voi ci sia una bella giornata come qui da noi. Ciao, Manu. Oi, ciao, Buongiorno. sto finendo la colazione. Povera. No, sono alzata 10 minuti fa. Cosa ti sei fatta? Allora, è pane e burro, però il pane è un pane che fa la mia amica Alessandra Alternative Eating ed è un pane con grani antichi e farine di legumi dentro, fermentato 200.000 ore. Wow. Bellissimo. Cioè, non è che lo vende, lo fa per me, cioè lo fa per lei, lo regala. Adesso. Poi magari un giorno verrà Bella. venduto. Insomma, adesso è la fase sperimentale in cui le prove vanno fatte assaggiare agli amici. Ah, sto cercando. Così va bene? Sì. No, Va meglio. all'altezza. Ok. Cosa mi sono persa? No, niente, stavo giusto dicendo che semplicemente a volte i farmaci che possano andare bene magari per un piccolo periodo di tempo vengono prescritti in un modo che non è quello ottimale, come succede per esempio con i gastroprotettori. Esatto, che sono uno dei farmaci in assoluto più prescritti al mondo, non al pari delle statine, però siamo lì. Veramente. Probabilmente anche perché vengono visti come un qualcosa di assolutamente innocuo, no? Quindi io prendo sta roba qua, quasi non è un farmaco, no? Nella visione del paziente. In realtà non è così, si tratta di un farmaco vero e proprio. Peraltro il termine gastroprotettore è un termine un po' generico che include farmaci diversi anche con principi attivi differenti. Scusate un attimo, andate di là a far casino. In camera. Fa... Va così, va così. E no, poverini. Pico secco. Ah, diciamo che oggi noi parleremo prevalentemente degli inibitori di pompa, quindi tutta quella famiglia, omeprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo, quelliolo, quelli lì, perché sono in assoluto quelli più utilizzati e sono quelli che agiscono andando a inibire la produzione di acido da parte dello stomaco. Ci sono altri gastroprotettori che fanno altre cose, che sono più citoprotettori, quindi inducono la produzione di muco, fanno altre cose. Non parliamo di quelli lì adesso, parliamo di questi PPI o inibitori di pompa protonica, appunto appartenenti a questa macrofamiglia dei gastroprotettori. Il termine una roba di marketing, trae un po' in inganno perché sembra che appunto proteggano, quindi sono una roba positiva, ok? Una roba positiva. E in realtà, come tutti i farmaci, hanno anche degli effetti collaterali, andrebbero assunti al bisogno per un periodo limitato, mentre mi capita non di rado di incontrare pazienti che li assumono in modo ininterrotto da 15 anni, a fronte di problematiche non così gravi e irreparabili. Okay. Scusatemi un secondo, la cosa non è chiaro. Allora, torna Che indietro. Se io metto il cane, anche perché. carine. E ieri hanno No, seriamente, seriamente. mangiato un Metto il sacco cane, ma resta la vostra, di non qua, perché si sente tutto. gelsi, queste bambine della mano. No, allora, nel senso, possono anche urlare, però non accanto a me, perché si sentiva, no? Sì, va bene. Scusa Ok. Manu, ma una domanda prima ti volevo Sì. fare. Ma questi inibitori della pompa protonica,
Cioè, tu li puoi andare a comprare in farmacia senza bisogno della ricetta o c'è bisogno No, della no, ci vuole la ricetta? prescrizione, ci vuole la prescrizione, però vengono fatte queste prescrizioni così, Quindi ci sono dei medici autorinnovate. che le Si fa, prescrivono per 15 anni. sì, ma più di un paziente mi è capitato, 15 anni, 15 anni è tantissimo, quindi abbiamo un paziente che pensa di dover prendere questa cosa qua a vita, ok? Per cui non c'è altro rimedio alla sua situazione. In realtà i protettori gastrici, e questo dovrebbe essere il messaggio che passa, non agiscono in nessun modo sulla causa del disturbo. Sono dei sintomatici, cioè vanno a togliere l'effetto finale, che è quello del fastidio, no? Del bruciore, del reflusso e via dicendo, ma non hanno niente a che fare con la risoluzione della causa. E com'è che agiscono? Cioè, nel senso, il problema, uno perché, cioè, il medico perché prescrive l'inibitore della pompa protonica? Diciamo che la situazione più frequente è quella del reflusso gastrico, gastroesofageo, okay? Che è un disturbo di cui soffre larga fetta della popolazione. Poi vedremo perché, perché allora se dobbiamo agire sulle cause, andiamo a vedere perché così tante persone hanno questo problema. Spesso e volentieri si parla in modo più generico di gastrite. Ma spesso e volentieri non è una definizione corretta, cioè non è con una gastrite che abbiamo a che fare. La gastrite è un'infiammazione della mucosa gastrica. Però, come dire, il paziente sprovveduto, ma sprovveduto perché non è il suo compito saperlo, avverte un fastidio a livello gastrico e per lui è la gastrite. Ok? Non è mica detto che sia la gastrite, probabilmente è solo il reflusso. Il problema è che a volte anche il medico etichetta come gastrite una cosa che fondamentalmente non lo è. Quindi diciamo, Scusa, com'è l'indicazione. che, cioè, uno, nel senso, cos'è quel bruciore alla bocca dello Allora, il stomaco? reflusso si può manifestare con una serie di sintomi anche molto diversi. Quello più frequente, anzi, quello più palese, è il ritornino acido, no? Quindi uno si sente l'acido che risale, che è esattamente quello che succede. Molte volte però non si ha questa sensazione di acido che risale, si possono avere sintomatologie anche molto diverse e difficilmente riconducibili in prima istanza al reflusso gastroesofageo, per cui c'è questo dolore retrosternale che spesso viene confuso con un principio di attacco cardiaco, per cui le persone si Ah. presentano al pronto soccorso dicendo sto avendo un infarto ed è reflusso, ok? Ma Ma al pronto infatti, se non soccorso sbaglio, scusa, in inglese com'è che si dice reflusso? è un acronimo, sono un Non fa niente, fastidio. tu ignorali, che secondo me No, ma sei se si, le no, ma se ignori. si sente dovete Ma sentire. poco, poco. Senti, ma non è heartburn? Non lo so, no, io mi riferivo al reflusso MRGE, Ah, ok. malattia del reflusso gastroesofageo. No, non lo Sì, so, comunque. heartburn, reflusso Non lo sapevo, acido, non lo proprio sapevo, perché ti ma. dà quella sensazione di avere un attacco cardiaco. Sì, non è infrequente che la persona vada proprio al pronto soccorso dicendo aiutatemi, sto avendo un attacco cardiaco, in realtà è reflusso, ok? E quindi questo non verrebbe subito da pensare a un problema di stomaco. L'altra sintomatologia molto comune, di nuovo non così immediatamente riconducibile a un problema di digestione, è invece la tossetta, quindi persone che hanno costantemente il raspino in gola, la tosse, ok? Quella è la tosse da reflusso, cioè quest'acido che risale, anche se io non lo sento come acido, va a. No, c'è il gatto, chi ha seguito le mie storie sa che ho un gatto che tende a scappare appena saltato sul balcone dei vicini. Va bene, facciamo finta di niente, aggrappandosi così per non cascare. Va bene. E quindi questa cosa che rovina, no? La laringe, le corde vocali, quindi dà proprio questa tossetta da reflusso. Anche in questo caso spesso non viene subito ricondotto al problema originale che è il reflusso. E quindi magari viene trattato in altro modo. Solo dopo un po' si capisce che invece il problema era quello. Quindi che cosa fanno questi inibitori di pompa? Vanno proprio a inibire la pompa protonica, ok? Quindi si inibiscono un enzima che controlla la pompa protonica e quindi in soldoni non fanno più produrre acido, o meglio, fanno produrre meno acido
da parte delle cellule della mucosa gastrica. Peccato che produrre acido è essenzialmente lo scopo ultimo delle cellule della mucosa, cioè quello devono fare, perché lo stomaco è un ambiente iperacidissimo, con un pH tra 1 e 2, 1 o 3 al massimo, ed è giusto che sia così. È giusto che sia così perché quell'acidità ha un sacco di scopi. Primo fra tutti, quello di aiutarci a digerire ciò che mangiamo. Okay? Cioè l'acidità è funzionale alla digestione. Secondariamente c'è un effetto sterilizzante, quindi lo stomaco è fondamentalmente sterile in virtù dell'acidità, fatto salvo la presenza di Helicobacter pylori, che però è comunque presente sempre, semplicemente non deve spopolare, ok? A quello riesce a campare perché ha la capacità di produrre sostanze basiche, quindi si crea un suo microambiente e se ne sta lì nello stomaco comunque. Se io comincio a sopprimere l'acidità dello stomaco, è chiaro che permetto la proliferazione di una serie di batteri, tra cui anche l'Helicobacter, peraltro, che quindi può appunto prosperare e riprodursi in quantità eccessiva e quindi dare problemi. Ma allo stesso modo si possono sviluppare altri batteri, magari non patogeni, cioè voi non dovete pensare che quando si parla di sono cresciuti dei batteri nello stomaco, sono dei patogeni e quindi questo può anche essere, se c'è un Clostridium difficile che poi è una menata a eliminarlo, quello ok, è un patogeno. In realtà si possono riprodurre batteri assolutamente innocui che però quando sono presenti in quantità eccessiva vanno a dare problemi di iperfermentazione, okay? Quindi tutta la storia della SIBO, di cui so che avete parlato sul tuo canale con il dottor Marinelli, mi sembra. Il gatto sta tornando, ok? È rimasto appeso così al balcone. E il problema qual è? È che si instaura un circolo vizioso, perché quando io ho iperfermentazione produco gas. Okay, quindi produco gas nella parte sia nello stomaco, ma soprattutto nella parte dell'intestino tenue, che è un'altra parte che non dovrebbe avere così tanti batteri. Perché non dovrebbe avere così tanti batteri? Perché risente in modo positivo dell'acidità dello stomaco, okay? Quindi viene a sua volta in parte sterilizzata. Quando io ho una crescita eccessiva di batteri in quella parte dell'intestino, produco dei gas. Questi gas fanno, come dire, un effetto spinta verso lo stomaco, ok? E quindi fisicamente inducono ritorno di acido verso l'alto. Ok, questo è. Non solo, vanno anche a premere su la valvola che separa lo stomaco dall'esofago, chiamata in 244.000 modi diversi, quindi vabbè, il cardias, come si leggeva sui libri a scuola una volta, ma lo iatol, tantissimo, quella valvola lì che deve chiudersi, ok? E separa il contenuto dello stomaco dal contenuto dell'esofago. È chiaro che se io sotto c'ho il calderone che ribolle, con tutti i gas che spingono sulla valvola, questi tendono a farla aprire. Quindi il problema non è come tanti dicono: ah, ma io ho l'ernia iatale. Ok? L'ernia iatale non è, a parte che non è una patologia, ma è un difetto anatomico. Ma ce l'hanno in tantissime persone, non è neanche chiaro bene perché venga, perché non venga, e viene rivestita di troppa importanza. Cioè l'ernia iatale di per sé non è causa di reflusso. Ci sono 200.000 persone, no, numeri sto sparando, ci sono tantissime persone che hanno l'ernia iatale e non hanno assolutamente reflusso. Così come ci sono persone che hanno reflusso e non hanno l'ernia iatale. Quindi smettiamola di dire io ho reflusso perché ho l'ernia iatale. No, cioè questo not true, non è assolutamente vero. E invece un difetto nell'apertura e chiusura di questa valvola, sì, ma quel difetto è insito nel fatto che con la produzione di gas, questi gas tendono a proprio con un effetto fisico a far aprire la valvola. Ok? Ma scusa Con la Manu, e questi pressione che si ha. gas, scusa Manu, questi gas si formano perché all'interno dello stomaco il pH è troppo alto rispetto a quello che dovrebbe Esatto. essere a causa della pompa protonica e si sviluppano dei batteri fermentativi? Sì, esatto. Allora,
Io non ho acido perenne ragioni, poi cerchiamo di capire quali possono Ok. essere. Per di più prendo gli inibitori di pompa, quindi abbasso ulteriormente l'acidità. Quindi si sviluppano ancora più batteri che non ci dovrebbero stare nello stomaco, ma soprattutto nell'intestino tenue. Questi fanno il loro lavoro è fermentare, ok? E la fermentazione ha come sottoprodotto la produzione di gas. Cioè, questa è la natura, è così che deve funzionare. È che io devo avere un numero giusto di batteri, non devo averne troppi, devo averceli nei posti giusti, non nei posti sbagliati. Questa produzione di gas determina l'apertura della valvola e quindi il ritorno di acido. Ora, non è che servono le cascate di acido per dare il fastidio, cioè ne basta veramente poco per riuscire ad avvertire quella Immagino. sintomatologia fastidiosa che abbiamo detto prima. Banalmente, chi degli ascoltatori è stata incinta lo sa che l'ultimo trimestre in particolare si soffre terribilmente di reflusso, il più delle volte, no. Adesso lo faccio tornare dentro. Ma perché? Perché lì c'è l'ingombro del bambino che spinge su, effettivamente comprime lo stomaco, e quindi questo problema di apertura della valvola ce l'ho, cioè, ce l'ho però per una buona ragione, no? Che poi si autoaggiusta con la nascita del bambino. Idem, persone eccessivamente sovrappeso hanno delle masse di grasso addominale che questo fanno, spingono tutto verso l'alto, quindi lì è proprio un problema fisico, di ingombro, Meccanico. meccanico, bravo, un problema meccanico, ok? Quindi il fatto di perdere peso, se ho del peso in eccesso, è il primo consiglio in caso di reflusso. È chiaro che ci sono persone che hanno reflusso che sono assolutamente normopeso o addirittura sottopeso, quindi non è la soluzione per tutti. Però se io effettivamente mi rendo conto di avere questo problema di essere sovrappeso, forse comincio a perdere peso e tolgo questo problema. Altre strategie molto pratiche, molto concrete per eliminare il problema meccanico sono il fatto di non distendersi subito dopo mangiato, in modo che da non facilitare questo ritorno, non mettersi a fare i lavori di casa, quindi carico la lavastoviglie, quindi mi piego, cioè tutta sta roba qua, o il fatto di dormire leggermente con la parte superiore rialzata, quindi con un cuscino in più sotto la testa, no? Posso anche metterlo sotto il materasso, in modo da avere una livella di Un'inclinazione. questo tipo qua, un'inclinazione. Questi sono rimedi, come dire, mo molto pratici, molto concreti per gestire il problema nell'immediato. Non è che sono risolutivi, cioè non stanno eliminando la causa per cui ho questa apertura della valvola che dovrebbe stare chiusa e quindi il reflusso. Di conseguenza è su sta roba qua che dobbiamo ragionare, no? Ma scusi un attimo, ma perché il medico prescrive il gastroprotettore? Perché così gli hanno insegnato? No, No, ho capito, ma nel senso, no, però aspetta un secondo. perché l'equivoco è che il reflusso è dato da un problema di iperacidità. Questo è il Ecco, grosso questa equivoco. cosa che volevo capire qua. Sì, la credenza è questa. Cioè, se è creduto per un sacco di tempo, e sono in tanti ancora a crederlo, tanti tra la popolazione, ma quindi anche tra i curanti, che il problema effettivamente è il contrario di quello che è, cioè ho troppo acido nello stomaco. Ma perché si pensava così, si viene da pensare questo? Perché quello che si sente è l'acido, ok? E in realtà è esattamente il contrario. Può esserci un problema di iperacidità, ci può essere, ma è una percentuale minoritaria di chi soffre di reflusso. Nella stragrande maggioranza dei casi il problema è opposto, cioè una carenza di acidità. Carenza di acidità, quindi di base, Wow, ma parto da un scusa, assunto in cui ma non c'è un esame per misurare? Non mi sembra una roba. posso fare una pH-metria. È un esame super invasivo, però insomma ti caccia una roba, una cannula dentro, quindi non è proprio il massimo. In realtà possiamo fare dei test empirici molto molto casalinghi, certo che non sono scientifici, ma vi dico queste cose qua. Se mi rendo conto di avere grossi problemi a digerire la carne, soprattutto la carne rossa, questo è sintomatico di un problema di ipoacidità.
di scarsa acidità, perché l'acidità serve ad attivare gli enzimi deputati al digerimento, alla digestione delle proteine. Okay, quindi quello è già un campanello d'allarme, dire, ah, forse. Altro segno che ci può indurre a sospettare di un problema di ipoacidità è il fatto di fare routini continuamente, quindi dopo i pasti, ma anche fino a un tot di ore dopo, continuare a ruttare. Vuol dire che quello che io ho mangiato, che a un certo punto non dovrebbe più essere nello stomaco, è ancora lì. Io lo sto ancora digerendo. Non dovrebbe essere così, dovrei aver bello che digerito. Il contenuto dello stomaco dovrebbe essere sceso giù nell'intestino, e quindi io anche questa sensazione di grande pesantezza, di stomaco, pieno e gonfio, non è normale. Non è normale, cioè, allora, è normale se mi mangio il mezzo cinghiale, no? Il pranzo di Natale, grazie, siamo tutti appesantiti nella normalità, però questa cosa qui non deve essere. Un'altra cosa, ecco, chiudilo dentro per favore, perché continua a Oh, mettermi ansia. scusate, qua non so, c'è un concerto di campane oggi. Non Proprio so. mandalo in. C'è una festività particolare nella Chiesa cattolica oggi, qualche Chiedi domenica. alla persona sbagliata, No, no? anch'io, ma non me ne intendo più. Però No, no, senti che no. roba, c'è un Beh, concerto di domenica sarà la campane. messa, ci sarà la messa. C'è un concerto, vabbè. Sarà il compleanno del parroco, Elena, non lo so. Ma scusa, Manu, ma No, scusa, aspetta, domanda. aspetta, Vai. ultima prova che poi, perché sennò Sì. io c'ho gli appunti, no? Poi te non mi impedisci di seguire i miei appunti. No, non riesco mai a seguire il mio schema, un po' improvvisiamo. Allora, questo lo volevo dire, perché è una cosa che potete fare tranquillamente a casa. Al mattino, appena svegli, prima di prendere l'acqua qualunque, prima di fare colazione, prima di bere il caffè, bevetevi un mezzo bicchiere d'acqua con una punta di cucchiaino di bicarbonato e Di cronometrate questo me l'avevi detto. te l'avevo detto quanto tempo ci mettete a ruttare. Ora, chi riesce a fare il ruttino entro 2-3 minuti non ha problemi. Perché? Perché io sto inserendo qualcosa di basico, l'acidità dello stomaco contrasta questo basico, quindi l'acido cloridrico e il bicarbonato reagiscono e la risultante della reazione è la produzione di gas. Il gas esce, io lo rutto. Se non ho abbastanza acido, non riesco neanche a produrre questo gas e quindi non rutto. Quindi eruttazioni assenti o molto ritardati o ritardate possono darci l'idea che effettivamente non ho poi così tanto acido nello stomaco. Va Quindi è una roba. bene, Non interessantissima è questa un test roba. scientifico, però non costa niente e si può fare. Vi ho dato tre aspetti da verificare. Se uno o due di questi vedete che un po' c'entrano con voi, allora fatevi due domande. Volevo fare il test, ma mi sa che ho finito il bicarbonato, mannaggia. Mai finire il bicarbonato, che si pulisce bene il piano No, ma cottura. infatti poi io lo uso anche nella. No, l'ho finito, non posso fare la prova. Vabbè, Vabbè, avrà falla, finito. domani Cioè, poi. comunque è il Corpus Domini, Manu, la Ah. festività Anche odierna. in latino non ero ferrata, non Vabbè, lo so. Corpo di Sì, ho Cristo. capito, ma quindi concretamente. Non lo so concretamente. Adesso vado a vedere, poi vi aggiorno. Non so, non so. Non so, non lo so. Quindi, Vediamo no, cosa ci neanch'io. dicono. No, non ce lo dico. Ma Ce lo dico. quindi, Manu, domanda, no? Ma quindi io ho un problema di ipoacidità nella maggior parte dei casi. E Sì, il sì. Quindi medico mi dà una cosa che me l'abbassa ulteriormente. Non mi io non sembra. risolverò mai il mio problema, non risolverò mai il mio problema, Anzi, lo posso solo lo. peggiorare. Sì. Esattamente, E quindi esattamente. divento dipendente del farmaco. Peraltro, le persone che soffrono di reflusso stanno anche discretamente male, cioè una roba proprio brutta, fastidiosa. Quando iniziano a prendere i farmaci, se anche il medico gli ha detto, guarda, prendili per 4-6 settimane. Che già è tanto, ma vabbè. Poi molte volte hanno paura a smettere il farmaco per timore dell'effetto rebound, quindi di ricominciare a stare male. Cosa assai probabile, perché se non ho fatto niente per rimediare al problema alla base, come posso pensare che qua. Cioè,
Quelle 4 o 6 settimane in cui ho preso il farmaco mi hanno semplicemente stoppato il sintomo, ma non risolto il problema. Okay. Quindi in quale caso può essere effettivamente utile? Può essere effettivamente utile se ho una gastrite, no? Quindi ho un'infiammazione della mucosa, allora temporaneamente, ma per un periodo limitato, abbasso l'acidità in modo da permettere la rigenerazione. Io non sono neanche tanto d'accordo, però insomma. Ma infatti, ma io anch'io devo dire che non riesco, non riesco. Sì, però non sono un medico, metto le mani avanti delle situazioni in cui può essere necessario per un breve periodo prenderli, ci può stare, però poi io devo lavorare sulle cause, altrimenti il problema ritorna fuori tale e quale. È chiaro anche questo, però il reflusso gastroesofageo, a parte persone appunto che ne soffrono perennemente, poi cerchiamo di vedere il perché, ci sono anche persone che ne soffrono stagionalmente, ok? Tendenzialmente ai cambi di stagione, settembre-ottobre sono i mesi letali per chi soffre di reflusso, ma anche marzo-aprile possono essere dei mesi tosti. Ora, io mi sono fatta una mia idea sul perché al cambio di stagione Dai, c'è sentiamo la tua questo, ipotesi. no, però rimane la mia ipotesi. È qualcosa di Interessante. legato al microbiota intestinale che comunque risente dei cambi di temperatura. Cioè, il nostro microbiota è un equilibrio dinamico, no? Che cambia costantemente anche in relazione allo stato d'animo che abbiamo e via dicendo. Al cambio di stagione, che quindi non è sempre uguale tutti gli anni, perché ci sono gli anni in cui la stagione cambia puntuale, ci sono quelli ritardate e quelle anticipate, ma al cambio di stagione, quindi i cambi di temperatura vanno a sconquassare un po' il microbiota e quindi tutti i vari processi intestinali e questo può. Secondo me, la mia chiave di lettura è questa. Ora, è chiaro che se io so che a settembre, ottobre, tutti gli anni, per 2 o 3 settimane ci avrò reflusso, boh, me la metto via, cerco di fare un pochino più attenzione all'alimentazione, poi vediamo cosa vuol dire in quel periodo, di assumere degli integratori ad hoc in quel periodo, tengo duro, 2 o 3 settimane, cioè chiunque le può sopportare. Noi uomini moderni siamo dell'idea che si debba sempre stare bene. Cioè, ma magari, no? Cioè, l'idea è di perseguire lo stato di salute. Lo stato di salute non vuol dire necessariamente che io non ho mai nulla, sempre perfetto. No, allora, se io so che quello è il mio punto debole e 2 o 3 settimane all'anno penerò un pochino, boh, pazienza. Se però comincio a prendere il gastroprotettore, poi magari non lo smetto perché ho paura di, allora rischio di, partendo da un problema che era lieve e temporaneo, di andare a instaurare un problema molto più serio. E la problematica maggiore che si riscontra in persone che assumono i gastroprotettori a lungo è la SIBO. E qua non mi voglio dilungare perché so che ne avete parlato, però è chiaro che se io non digerisco più bene il cibo, quindi faccio arrivare a livello intestinale proteine indigerite, per esempio, queste mi determinano permeabilità intestinale nel tempo, perché vanno proprio a dar fastidio a livello di barriera. Abbiamo detto che non sterilizzo opportunamente il contenuto dello stomaco, quindi favorisco la proliferazione batterica. Sono tutte cose che facilitano poi l'instaurarsi di una SIBO, che ricordiamo è la sovraccrescita batterica nell'intestino tenue. Sovraccrescita batterica che porta a iperproduzione di gas e quindi a di nuovo problematica di reflusso. Ok, questo è un po' il giro. È chiaro che chi decide di smettere i gastroprotettori deve mettere in conto di avere qualche giornata difficile, però si può fare, però si può fare. Ok? Manu, scusa, c'è una domanda molto Sì, interessante. vediamo. Allora, io prendo protettore gastrico da 2 anni e lo dovrò prendere a vita visto che assumo altri 8 farmaci per il cuore. Ha ragione, una delle motivazioni di prescrizione del protettore gastrico è proprio la protezione dello stomaco da altri farmaci. Quindi io assumo altri farmaci che sono gastrolesivi e quindi assumo anche il gastroprotettore. Ora, io non conosco la persona in questione, quindi non so perché per come debba prendere questi farmaci, probabilmente ha le sue buone ragioni. Per il cuore, per il cuore.
sul fatto che, per esempio, i cortisonici sono tra i farmaci per cui viene prescritto il protettore gastrico, ma ci sono degli studi che dimostrano che è assolutamente inutile, e quindi se ne può fare a meno. Gli antinfiammatori non steroidei sono tra. Quindi io penso che lei potrebbe prendere cardioaspirina, per esempio, sto sparando, che è uno dei farmaci per cui si danno i protettori gastrici. Non lo so, nel senso che dovrebbe un attimo cercare un Ma scusa, ma una medico. volta si mangia, cioè dovevi prendere un farmaco dopo aver mangiato. Stomaco pieno, sì, Adesso non vale sinceramente più una questa volta si regola. prendevano anche molti meno farmaci. Questa è l'idea. Io lo sto vedendo frequentemente in studio, chiaramente ho un po' le mani legate perché io non sono un medico, quindi sia legalmente sia come conoscenze, non è che cioè, a un certo punto mi fermo, ma persone che prendono un farmaco per dire il Femara per il tumore alla mammella e questo gli fa alzare il colesterolo in modo inverosimile e quindi prendono le statine, però poi le statine causano un altro problema, quindi prendono un altro farmaco e questa è un po' la catena, no? Quando io prendo un farmaco, purtroppo questo ha degli effetti collaterali. E molte volte gli effetti collaterali vengono tamponati con l'assunzione di un altro farmaco. Uno E degli quindi effetti collaterali dei protettori gastrici, per esempio, è il mancato assorbimento della vitamina B12, però lì, come dire, mi prendo l'integratore di B12, in forma già attiva e vabbè, cerco di compensare in questo modo. C'è una ridotta assunzione di calcio e magnesio che può avere nel lungo termine in persone magari già fragili, già soggette, problemi di portare a problemi di osteoporosi, perché mi mancano dei minerali che sono essenziali. Posso avere delle cefalee e quindi poi magari mi vado a prendere il farmaco per il mal di testa. Posso avere problemi di diarrea o di costipazione. Ripeto, ci sono tutta una serie di effetti collaterali che non necessariamente tutti sperimentano, che però ci sono, come ci sono per ogni farmaco. ma scusa, Manu, domanda. Ma quindi tu, cioè, com'è che lo tratteresti dal punto di vista, diciamo, dell'alimentazione, questa Allora, problematica? innanzitutto è indispensabile capire se a livello sottostante c'è una SIBO, perché se c'è una SIBO, se non si risolve la SIBO, il resto rimarrà lì forever. Quindi io ho abbastanza l'occhio clinico ormai per la SIBO, quindi riesco a dire guarda, c'è una SIBO. Però di fatto per avere la diagnosi bisogna fare un test apposito. Se viene fuori che c'è questa problematica, prima si tratta la SIBO, il fatto di trattare la SIBO fa automaticamente nel tempo migliorare anche i sintomi da reflusso. Però se non la risolvo, ripeto, ho continua produzione di gas con lo stomaco molto gonfio e quindi è evidente che continuerò ad avere reflusso. Okay. Però questo è un caso, non sempre c'è una SIBO quando c'è il reflusso. E quindi siamo di nuovo lì a capire perché io posso avere questa problematica. Se sono sovrappeso, cioè, guiderò il paziente alla perdita di peso, per esempio. Uno dei problemi, scusa, una delle ragioni principali che è facilmente aggirabile, secondo me, con la buona volontà del paziente, è quello di ridurre i carboidrati. Diete low Strano, carb, come che mai? strano, che strano. Diete low carb e diete chetogeniche, il più delle volte risolvono istantaneamente il problema di reflusso, ok? Ma perché? Non Perché capisco. se io ho. Allora, perché i carboidrati sono un substrato fermentativo, ok? Quindi determinano grande produzione di gas, soprattutto in soggetti che, magari per una disbiosi sottostante, hanno proprio un problema di tolleranza verso i carboidrati, per cui hanno una flora batterica iperfermentativa e quindi mangiando carboidrati non fanno che alimentarla. Ma letteralmente, cioè gli danno da mangiare e Certo. quindi peggiora la fermentazione. È chiaro che se io sono già a un livello di acidità scarsissima e ho una dieta low carb, ovviamente le proteine ci sono, cioè tolgo a basso i carboidrati, non le proteine, e faccio fatica a digerire la carne, allora poi posso anche stare peggio perché ho dei problemi con la carne. In questo caso sì, l'integrazione può esserci molto d'aiuto perché io mi posso Infatti. aiutare con in primo luogo enzimi digestivi,
che per molte persone sono proprio la panacea, ok? Sta roba qui non la lascerò mai. Poi vedremo che in realtà, cioè, non hanno effetti collaterali perché sono enzimi digestivi, quindi non è che ci creano dei problemi, però non si può neanche pensare di vivere la vita prendendo enzimi da fuori, quindi poi cerchiamo di capire come fare, però sono un ottimo supporto iniziale, ok? Per aiutare proprio la digestione. Un integratore che però io faccio un po' fatica a prescrivere perché spesso in fase iniziale non viene, come dire, accolto bene, sono gli integratori di betaina HCL con pepsina, quindi integratori di acido cloridrico. Ovviamente se il problema è che mi manca acido cloridrico, io lo assumo in più, questo mi aiuta a digerire. Se sono però in una fase anche in cui ho davvero un po' di infiammazione a livello della mucosa, questa cosa qua può essere ulteriormente irritante e quindi Certo, posso fare un po' di certo. fatica all'inizio. Scusa Manu, prima c'era una domanda che sennò poi me la dimentico, di una ragazza che diceva, allora, che lei non fa mai routini, neanche io faccio mai routini, cioè le sembrava che fare il routino fosse una No, cosa, no, assolutamente il no, no. contrario. Adesso non demonizziamo il rutto in sé perché ci sta che uno si fa la magnata e poi no, tira il rutto spaziale alla Fantozzi. Quello va bene. Non va bene passare la giornata a ruttare, che è davvero una cosa che invece per molti è il quotidiano. Non ruttare quasi mai o mai è assolutamente corretto, cioè è normale. Io non Cioè, nessun rutto problema. mai, infatti, Segno di ottima digestione. ma infatti io Anche a me digerisco pure i capita sassi, devo veramente, veramente dire. di rado. Cioè, mi può capitare se, insomma, bevo quella volta all'anno che bevo una birra, che però allora ho il gas, cioè sto assumendo dei gas e poi li butto fuori. Per il resto, no. Cioè, se l'organismo digerisce bene, non ha bisogno di Di buttare ruttare. fuori l'aria, perché non ci No, dovrebbe essere esatto, aria nello stomaco, capite? esatto. Quindi. No, volevo chiederti, scusa, anche un'altra cosa. Chiaramente ci chiedono, ma allora uno come deve fare, tipo la signora, quella che prende il gastroprotettore per i farmaci del Allora, cuore? Quelli sono casi talmente per, in esatto. generale, ma in generale per qualsiasi malattia, trovate un professionista che vi possa seguire, però Infatti. trovatene Però uno adesso questo è bravo. un caso un po', come dire, no? Complicato. Ci sarà sicuramente una patologia seria sottostante per cui deve prendere i farmaci. Ma Certo. io vedo, non so, tra le 80 e le 100 persone al mese in studio e tanti. Tantissime prendono gastroprotettori o hanno problemi digestivi senza neanche magari rendersene conto, ok? Cioè sono io che le faccio riflettere sul guarda che è un problema digestivo e dopo gli faccio fare i vari test e questa cosa qui emerge. Quindi la massa è costituita non da questi casi che comunque ci sono di persone che per ragioni mediche devono prenderlo. Purtroppo non è così. Volevo dire una roba, ma me l'hai fatta passare di mente. Ah sì, perché ieri sera ho detto, vabbè, vado a vedermi un po' di robe e leggevo di una serie di studi che hanno fatto anche una revisione sistematica in cui hanno visto proprio un aumento della mortalità nelle persone che assumono gastroprotettori con continuità. Le revisioni non è che ti vanno a dire il perché succede, Certo. osservano che questa cosa succede, ok? Anche solo per questo, cioè io lascerei perdere. Mortalità per ogni causa, giusto? Mortalità per ogni causa, sì, mortalità per ogni causa. Quindi, che è un po' per dire, non sappiamo perché succede, però constatiamo che Ma c'è un peggioramento. è abbastanza comprensibile, voglio dire, cioè se lo stomaco deve essere acido per una ragione evolutiva, lo stomaco è sempre stato acido e noi gli Esatto. abbassiamo l'acidità, cioè è Abbiamo normale. visto che questa cosa ha delle ripercussioni importantissime sull'intestino e abbiamo detto 244.000 volte su questo canale, sul mio, in ogni dove, che l'intestino è al centro della salute. Quindi io quello devo curare se voglio stare bene. Se io prendo un farmaco che mi va a ledere la salute dell'intestino, evidentemente delle conseguenze a un certo punto ce le avrò. Tornando ai vari rimedi per il reflusso, delle Quindi altre quello più cose che ho. semplice di tutti è abbassare un po' i carboidrati. Abbassare i carboidrati e già uno vede che sta meglio. E Poi vogliamo dire a tutti banalmente quanti. il Certo.
Come? Vogliamo dire a tutti quanti che dal 5 luglio avremo Diciamo. finalmente 3 settimane con Claudia di Vitalmente Bio che ci fa Olistica. la sua meravigliosa olistica con tutti i suoi menù meravigliosi, low carb. Così la L'abbiamo possiamo provare convinta. tutti. Esatto, perché poi la difficoltà a volte delle persone quando si approcciano a una low carb è dire: mo che cazzo cucino, che io sono abituato a fare la pasta, il riso e la focaccia, quindi essere un pochino a corto di idee. Claudia da questo punto di vista è bravissima perché tira fuori delle ricette semplici e gustose, quindi uno ci avrà lì 3 settimane e poi non ci sono più scuse, non ci Esatto. sono più scuse in assoluto. No, e poi è fatta molto bene perché cioè, andrà a A calare scalare. progressivamente, capito? Sì, perché low Quindi. carb vuol dire tutto e niente, no? Cioè vuol Esatto. dire bassi carboidrati. Quanto bassi? Ci sono vari livelli. La dieta chetogenica è una dieta low carb in cui i carboidrati sono bassissimi. Estrema però. Esatto, molto rigida per una serie di ragioni. Non serve arrivare lì per avere il beneficio. Per avere il beneficio sul reflusso non serve avere lì. Serve arrivare lì per altri tipi di benefici, ma non è questa la sede. Quindi abbassiamo i carboidrati. Fare una cena leggera o addirittura saltarla. Ecco, perché chi soffre di reflusso dice: no, ma io non posso saltare i pasti perché il problema peggiora, no? Lo stomaco vuoto mi fa peggiorare il problema. Anche lì è temporaneo. Cominciamo a cenare in modo super, super leggero, un sacco prima, quindi o una cena super anticipata. Così anticipata che magari ricado in un digiuno intermittente e comunque molto molto leggera. Ho difficoltà a digerire la carne? Mangio del pesce, ok? O della carne bianca. Cioè, posso anche mangiare solo delle verdure condite con dell'olio. Attenzione, chi soffre di reflusso e ha delle quindi carenze a livello digestivo, se si ingolfa di verdura, peggiora la problematica perché la fibra della verdura rallenta ulteriormente i Fermenta. tempi di svuotamento gastrico, ok? Quindi non è una buona idea. Non sto dicendo che non dovete mangiare la verdura, il giusto, cioè non esagerare, non esagerare, perché se no appunto lo stomaco ci mette ancora più tempo a svuotarsi e quindi abbiamo quel problema di ritorno. Ci sono poi alimenti contenenti metilmetionina. Anche nota come vitamina U, sono, e questo ha un effetto antinfiammatorio sulla mucosa, riparativo, quindi fanno bene da questo punto di vista. E sono le verze, i cavoli, gli asparagi contengono questa metilmetionina. E a questo punto non posso non parlare dei crauti fermentati, che sono cavoli e quindi contengono la metilmetionina. E in più sono alimenti fermentati. Il fatto che siano fermentati conferisce loro delle capacità digestive. Okay? Quindi soprattutto il succo di crauti. Quindi se io non, insomma, ho già una situazione un po' di compromissione del tutto e non voglio mangiarmi subito il fermentato, perché se ho una SIBO il fermentato mi fa male. Okay, quindi lì bisogna un po' discernere. Mi fa male perché è ricco di batteri e io già ne ho troppi. Quindi questa cosa va bene per chi non ha una SIBO in fase iniziale. Anche chi ha una SIBO poi ci deve arrivare, però dopo aver fatto la bonifica dell'intestino, perché se no mangia sta roba qua e comincia a far puzzette e Ciambola! l'occhio. Esatto. I crauti, quindi cominciando dal succo di crauti, che io posso prendere un cucchiaio durante i pasti, prima dei pasti, dopo i pasti, mi aiuta a digerire. Se io appunto non ho un problema di SIBO e comincio a inserire nella mia alimentazione alimenti fermentati, partendo dai crauti, ma poi sono veramente tantissimi, vado a progressivamente migliorare le mie capacità digestive e quindi a rimettere il corpo nella condizione di produrre il giusto acido e i giusti enzimi digestivi. Ok? Che Certo. è lo scopo ultimo. Cioè, lì prima dicevamo: ah, ma io paziente che si trova benissimo con gli enzimi digestivi ne diventa dipendente. Primo mese, 2, 3 mesi se li può assumere, dopo deve cercare di
rimettere l'organismo in grado di digerire da solo. Quello che io faccio fare è alimenti fermentati, ok? Perché secondo me da questo punto di vista fanno davvero la differenza. Bisogna avere un po' di dedizione, un po' di costanza, perché sono prodotti che difficilmente si riescono ad acquistare. C'è qualche produttore che li fa non pastorizzati, quindi che magari dovrei farmi in casa. Sono semplici in realtà, e che devo avere la buona costanza di inserire in modo quotidiano e diversificato, quindi non solo i crauti, non solo il kefir, diverse verdure, la kombucha, questo, quello, quell'altro. Di nuovo, la salute è un investimento, quindi devo capire che quella roba lì per me è importante, mi fa la differenza, mi ci impegno, l'impegno viene ripagato fondamentalmente. E su questo uscirà un mio ebook, ma non so quando perché il tempo è sempre tiranno. Lo sto scrivendo con Alessandra Del Sole Alternative Eating, perché lei è molto brava a cucinare, è molto brava a fotografare, quindi io spiego la tiritera della teoria. E lei vi mette a disposizione delle ricette praticabili a casa da chiunque. Bello. Una volta questi alimenti fermentati facevano parte del quotidiano, ce li siamo persi nel tempo perché è mancata la necessità, cioè Sì, venivano usati perché per conservare il bravi, cibo. esatto. E quindi le popolazioni anche molto povere, che avevano però nella loro tradizione la presenza di alimenti fermentati, risultavano più in salute, no? Magari di quelle più benestanti che avevano già smesso, sto parlando degli inizi del Novecento, che avevano magari già smesso di consumare quegli alimenti. Quindi capiamo di nuovo come l'importanza dell'intestino sia centrale. Altre cose Aspetta un che... secondo, aspetta un secondo. Sì. C'è tantissima gente che chiede: ah, ma come faccio a capire se ho il reflusso, capire se ho la SIBO? Cioè, dovete andare da uno specialista, non è che potete capirlo da Io qualche soli. indizio ve l'ho dato no, dei All'inizio, se segni. andate a rivedere all'inizio della diretta, lei, Manuela, ci ha dato qualche indizio, però, cioè, bisogna andare da uno specialista, nel senso. Guarda che leggo qua adesso una persona che mi anticipa: miso, kudzu e prugnume boshi. Yes, questa roba qua funziona. Siamo nell'ambito della macrobiotica, che io non apprezzo come indirizzo alimentare in sé, però alcuni rimedi sono eccellenti. Sì, l'utilizzo del miso, che è un alimento fermentato a tutti gli effetti, del kudzu, ma anche delle prugnume boshi da sole, facilita la digestione e può essere utile nel caso di reflusso. Rimanendo più sul Mediterraneo, l'aceto di mele, uno dice, io ho già l'acido, devo prendere acido ulteriore. Sì, mi hanno detto fino adesso, aceto di mele non pastorizzato, quindi il cucchiaio così o un paio di cucchiai sciolti in un po' di acqua possono fare la differenza. Mentre quello che di solito si fa è il contrario, cioè prendo il bicarbonato, c'ho il ritornino, mi prendo il bicarbonato, ma il bicarbonato che cosa fa? Va a battere l'acidità, quindi mi dà un beneficio temporaneo, ma non mi sta assolutamente risolvendo il problema. Ok? Quindi non è da fare fondamentalmente. Parlando invece di micoterapia, che a me piace tanto, il fungo del sistema del tratto digerente, quindi il fungo per eccellenza è l'Erichium, e l'assunzione di Erichium può aiutare a ripristinare i corretti livelli di acidità e migliorare la digestione. Non si tratta però di un rimedio sintomatico, i funghi sono tutti degli adattogeni, quindi io devo assumerlo per un certo periodo, ovviamente modificando anche i comportamenti sbagliati, cioè non è che prendo quella roba lì e sto bene miracolosamente, ok? Certo. Che è quello che succede prendendo il farmaco. Certo. Una nota in più di psicosomatica per due motivi. Uno, perché mi è capitato ultimamente di incontrare persone in studio con problemi psicologici abbastanza importanti, no? Quindi in terapia con antidepressivi e via dicendo, che contestualmente assumevano anche protettori gastrici. Un po' perché è uscito il libro di una mia amica Silvia Pasqualini, il libro si chiama Non è niente. Ed è un mini prontuario di psicosomatica, quindi dove avete il fastidio e la ragione psicosomatica che può portare a quel fastidio. Tre, perché io sono seguita da una terapeuta con approccio psicosomatico e ne ho provate tante
tante di terapeute, e questa secondo me è la migliore in assoluto. Quindi c'è questo stretto collegamento, no? Tra quello che noi proviamo a livello emotivo ed emozionale e il riscontro poi su fastidi fisici. Ora, luogo, cioè è dire comune, no? Questa roba qua mi rimane sullo stomaco, oppure c'ho una morsa allo stomaco, quindi ci sono emozioni negative che sappiamo si riflettono su tutto quello che è l'apparato gastrico. E ovviamente quindi il reflusso rientra tra queste cose qua. Allora, in psicosomatica riporto quello che ho letto dal libretto, perché evidentemente non è il mio campo. Il reflusso è collegato al non voler lasciare andare qualche cosa, stare lì a rimuginare su problematiche, su cose fatte, su cose dette, quindi non lasciare avvenire un cambiamento in positivo, rimanere lì. Non lo so se questo sia vero o non sia vero. Quello che sicuramente è vero è che persone che magari hanno iniziato a intraprendere con me un percorso e poi mi dicono: no, non ce la faccio, anzi, ho bisogno di aumentare gli psicofarmaci. Ok, allora questo. Cosa significa? Che il percorso alimentare è un grande tassello. Se io però in modo sottostante ho problematiche più grandi, il cambio di alimentazione non è sufficiente. Quindi posso cambiare l'alimentazione, posso prendere l'integratore, posso prendere il funghetto, posso fare una serie di cose, ma se c'è qualcosa di più grande che macina da dentro, devo prima risolvere quella roba lì. Certo. Se no, non riuscirò a risolvere il mio problema. Il fatto qual è? È che tante volte la persona fa meno fatica a dire cambio la mia alimentazione piuttosto che cambio quelle cose che mi fanno stare male. Cioè, è quasi meno faticoso cambiare l'alimentazione piuttosto che risolvere dei problemi di natura psicologica, che richiede anche molto più tempo. Certo. Okay? Questo lo dico anche per scusare me stessa, che questo è un mio problema psicologico. Non si può aiutare tutti, cioè non si possono risolvere i problemi di tutti. Cioè, io non c'ho la bacchetta magica, non c'ho la sfera di cristallo, ci vuole la collaborazione del paziente, e molte volte questa collaborazione implica anche di affrontare altre problematiche. Rimanendo sempre nell'ambito un po' così della psiche soma, per esempio, uno dei motivi per cui io posso avere il reflusso è anche un blocco diaframmatico, quindi una questione legata alla costante tensione. E quindi mi irrigidisce la muscolatura. Allora, in quel caso, esercizi di respirazione, training autogeno, yoga, pilates, fate un po' quello che volete, ognuno ha il suo, possono essere estremamente d'aiuto. Quindi non voglio svalutare l'intervento alimentare, che è fondamentale. Sto dicendo che non sempre è sufficiente. Certo. Senti Manu, visto che tu devi andare tra Sì. pochissimo, l'amsoprazolo da 15 mg, anche questo basso dosaggio è pericoloso? Sì. Cioè, suppongo che se è un basso dosaggio lo sta prendendo da o lo prenderà per un lungo periodo, perché di solito è quello, no? Si parte da dosaggi alti per un breve periodo e poi magari si passa a terapie con un basso dosaggio, ma quasi eterne. Sì, ragazzi, i farmaci sono un problema. Se uno non li prende, in generale, il farmaco ha sempre degli effetti collaterali. Andate a Tutti, vedere il tutti, tutti, tutti. bugiardino, c'è scritto. È Sì. chiaro Per che se è un farmaco che ci salva la vita, allora sì, carità di prenderlo. Dio, cioè esatto, che non passi il Perché? messaggio che siamo contro i No, farmaci ma in no. assoluto. Però, cioè, Manu, scusa, cioè, un conto è, cioè, uno deve sempre fare il bilancio costi-benefici, Rischio, costi, benefici, sì, no? rischio, sì, esatto. Cioè, se è una Esatto. roba che ti salva la vita, lo prendi, ci mancherebbe Ah, siccome altro, stiamo oppure. parlando del reflusso, okay, quindi di una roba che brutta è brutta, per carità di Dio, però non ha delle conseguenze No, ma letali, a soprattutto meno si che può poi sistemare. esofago di Barré, ok, lì è diverso perché può degenerare in adenocarcinoma. Però anche lì io posso fare in modo di non avere il reflusso che mi va a danneggiare l'esofago. Allora, lì ho un problema di questo tipo, ho un reflusso, va bene, metto in atto tutti i cambiamenti. Che ripeto, l'abbiamo detto fino adesso, sono a 360 gradi, quindi è l'alimentazione, è la gestione dello stress, è questo, quello, quell'altro, compresi gli integratori. Vediamo cosa succede. So che sto male 2 settimane all'anno, lì io posso decidere per 2 settimane all'anno di prendere il gassoprotettore oppure di stare Però meno rischi bene poi, cioè, 2 settimane all'anno.
Ma il problema è che rischi poi di creare un danno più Ma grosso infatti, dopo. secondo me, accetto che quelle 2 o 3 settimane non starò benissimo, oppure mi metto preventivamente a fare una dieta più rigida. Mi metto in chetogenica o in super low carb per quelle 2 o 3 settimane, mi prendo gli enzimi digestivi. Cioè, se uno poi si conosce, sa quando va incontro a quel problema e si premunisce, ok? Eviterò di andare a fare la grigliata in quelle 3 settimane, cosa che faccio io oggi a pranzo. Fumare, per esempio, peggiora i problemi di reflusso. Fare attività fisica li migliora, certo che non li migliora se io l'attività fisica la faccio immediatamente dopo aver mangiato, perché allora ricordiamo anche che la digestione è un processo parasimpatico, quindi richiede calma. Se io faccio attività fisica o sono incazzato o sono di fretta o sono nervoso, ho un'attivazione simpatica, scusate, che compromette i processi digestivi e quindi può solo che peggiorare eventuali problemi di reflusso. Gastroscopia ha rilevato una gastrite cronica di tipo chimico reattivo. È collegata al reflusso? Non necessariamente, cioè io posso avere la gastrite e non avere il reflusso. Cioè, il reflusso sicuramente non è causa della gastrite. Bisognerebbe Certo. capire questa gastrite cronica da cosa deriva. E non so che terapia gli hanno prescritto. Allora, questo qui io non riesco, cioè comunque non è che siano proprio il massimo ste robe qua delle domande. Il digiuno intermittente per una persona che prende farmaco post-carcinoma al seno, exemestane, si può Sì. e poi non la vedo più. Allora, non lo so se si può o non si può, se la domanda penso sia correlata devo prendere il farmaco alla sera a stomaco pieno e quindi non posso fare il digiuno, suppongo che sia quello, posso solo interpretare. E lì magari, cioè, siccome il digiuno fa bene in assoluto e perché ha avuto un tumore a maggior ragione, si può trovare il modo di fare lo stesso il digiuno, spostando l'assunzione del farmaco. Adesso io non entro nel merito perché poi la domanda è troncata. Eh sì, non si vede, non, cioè, non riesco a vederla, non so come Ma fare. questo è un difetto di Instagram. Cioè, dovrebbero mettere una limitazione nei Nei caratteri della domanda. caratteri. Il bile intestinale un po' lese è un problema legato solo al glutine. No, il glutine è tra i principali artefici, però non è il solo. Ma qua ci sono varie dirette sulla Leaky Gut da andare a Sì, rivedere. se si chiama intestino permeabile, molto Sì. interessante, è sempre fatta con mano. Ah Sì, sì, l'avevo fatta io, ok. l'abbiamo fatta con te. Sì. Cardias incontinente, è quello che stavamo dicendo, gastroscopia con cardias. Perché sto cardias incontinente? Cioè, non è che è incontinente perché si è svegliato la mattina e ha deciso di essere incontinente, è incontinente anche per questi motivi, no? Se io ho anche una roba che non chiude benissimo, so, le mie porte non chiudono benissimo perché le ho prese in offerta da Brico Io, e vabbè, però. In una situazione normale stanno anche chiuse. Quando comincio a aprire tutte le finestre, c'è corrente d'aria, si aprono da sole. Uguale, te puoi avere anche un cardias che è un po' incontinente per natura sua perché è venuto fuori un po' difettoso. Se ci metti il carico da 90, che c'hai tutta questa produzione di gas, è chiaro che questo si spalancherà. Scusate per la metafora un pochino terra-terra, No, però. invece, guarda, hai proprio spiegato perfettamente, cioè, perfetto, sì, Anche assolutamente. perché, scusami, se lei prende i gastroprotettori, cioè il cardias incontinente, se lo terrà incontinente per tutta la vita, quindi cosa fa? Prende i gastroprotettori per tutta la vita? No. No. Cioè, insomma. Helicobacter, reflusso dell'helicobacter. E qua dovremmo avere un'altra oretta per parlare dell'helicobacter, che in realtà è accusato oltremodo di una serie di magagne. L'helicobacter sta nello stomaco, cioè quello è il suo posto. Se adesso cominciamo a fare analisi a campione sulla popolazione, lo troviamo ovunque. Il problema è quando si sviluppa oltremodo. Siccome per svilupparsi ha bisogno di un ambiente più basico, se io prendo il gastroprotettore non faccio altro che facilitare la proliferazione dell'helicobacter. Peraltro, l'eradicazione dello stesso è una roba
terribile, cioè con una specie di bomba atomica di antibiotici nell'intestino che poi ha una serie di ripercussioni a lungo termine. Ci sono dei rimedi naturali se io voglio cercare di eliminare l'elicobatteri in eccesso. Il mastice di Chios, quindi una resina che si può prendere puro cioè, quindi potrei andare a leccare gli alberi a Chios, ma in realtà lo vendono in specie di confettini, ok? Quello riesce a catturare l'elicobatter e nel tempo eliminarlo. È chiaro che, ripeto, ci vuole un po' di tempo. Per esperienza con una serie di pazienti che hanno fatto di testa loro e hanno voluto fare l'eradicazione, il più delle volte non ha funzionato o comunque poi questo si è ripresentato nel tempo. Ok? Anche E perché, come dicevo, peggiora il rischio per reflusso, per tumore all'esofago. anche perché, appunto, come diceva Manu, è lì, è casa sua, quindi o creiamo delle condizioni per cui non può riprodursi, Se ne sta buono. no? O se no è un cioè, non Ma è so. come la candida, eh? Certo. Cioè, è uguale per la candida è commensale intestinale, sta lì e non crea nessun problema, anzi, sicuramente fa anche delle sue cose che a noi sono utili. Il problema è quando si modifica l'ambiente attorno e quindi questa iperprolifera e si sviluppa in quantità eccessiva. Quello. Certo. Idem per l'elicobacter. Un po' la caccia alle streghe. Io mi L'intestino allontano, tu ti necessariamente avvicini. contorto, eh? Io mi Basta un allontano messaggio per così per riuscire leggere a e tu ti leggere. avvicini. Ma sì, perché mi sono dimenticata gli occhiali. No, il fatto di scaricarsi regolarmente non vuol dire necessariamente che l'intestino sia a posto. Cioè, ci sono persone anche che non hanno l'intestino a posto, eppure l'alveo è regolare. Se il segno è quello di digerire aria, cioè ruttare tutto il giorno, dei problemi ci sono. Che potrebbe anche essere la SIBO? Potrebbe, sì. Ah, Potrebbe. scusa, giustamente prima in tanti ci avete chiesto, cioè no, due o tre persone hanno chiesto, ma cos'è la SIBO? Praticamente, quando non c'è il filtro dello stomaco che è acido, i batteri vanno a vivere nel tratto iniziale Nel genome, dell'intestino, che dove normalmente non ci dovrebbero stare, perché quel tratto di intestino, essendo collegato allo stomaco, risente della sua acidità e quindi non permette la crescita di batteri. In molti casi, invece, appunto, per scarsa acidità, questo tratto di intestino viene colonizzato da questi batteri. I batteri fanno il loro lavoro, che è mangiare fibra e amidi, fondamentalmente, derivanti da quello che mangiamo noi. E l'esito della fermentazione è la produzione di gas. Quindi io produco troppi gas perché ho troppi batteri in un posto dove non ci dovrebbero stare e questi gas creano i gonfiori che le persone avvertono e che hanno una serie di problematiche. Cioè non è solo la cosa estetica o mi stringe il pantalone, che già di per sé è abbastanza fastidioso. osservare le feci può aiutare a capire le condizioni del nostro intestino? Sì, certo, c'è tutta una cosa. Beh, cioè, partendo dalla scala di Bristol, no? Dove c'è proprio questa immaginetta con sette tipi di cacca, dalla più dura alla più molle, quello è già un segno. Galleggiano, non galleggiano, sono scure, sono chiare, stanno a galla, vanno a fondo, sono tutte cose che danno delle informazioni sul. Come si risolve questa SIBO? No, non con i probiotici. No, soprattutto non in prima istanza, però c'è la diretta sulla SIBO, andatevela a vedere. In sintesissima bisogna fare prima una bonifica, quindi ridurre la carica batterica con l'assunzione o di antibiotici su prescrizione medica o di antibatterici naturali con l'indicazione del nutrizionista di riferimento. La differenza è che gli antibiotici sono dei farmaci, gli antibatterici sono estratti di piante, quindi sono sostanze naturali. E dopo, chiaramente, in realtà c'è tutta una questione di modifica dello stile di vita, perché la SIBO è, ahimè, recidivante, quindi tende a ripresentarsi. Quindi è un discorso super ampio, andatevi a vedere la diretta Sì, c'è con una diretta che è SIBO, IBS e c'era anche qualcos'altro. Ah no, Manu, Manu,
Una persona mi aveva chiesto di farti una domanda, aspetta. Allora, aspetta, se un consiglio. Allora, lei, posso chiedere se è possibile un consiglio su come ovviare ai problemi causati dall'acloridria? Acloridia, lì è la mancanza di acidità, perché esatto, perché la conseguenza finale dell'assunzione di questi PPI a lungo termine è la riduzione totale No, dell'acidità aspetta, del sangue. aspetta, però lei c'era un altro pezzo. Quando non sono gli inibitori di pompa protonica a causarlo, ma un problema di gastrite cronica atrofica autoimmune. Ok, allora abbiamo un problema di autoimmunità. Ok, quindi evidentemente io devo risolvere l'autoimmunità, perché se no, il discorso è sempre quello, io non posso risolvere un problema se non identifico la causa. Quindi se in questo caso la causa è una patologia autoimmune che determina atrofia della mucosa e quindi incapacità di produrre acido, io devo risolvere la patologia autoimmune, se no non risolverò mai niente, cioè posso prendere tutti gli integratori di questo mondo, ma non ce la facciamo. Siccome le patologie autoimmuni sono strettamente legate all'intestino e alla permeabilità intestinale, è su quell'aspetto lì che devo andare a lavorare prima che sulla cloridria in sé. Percorso lungo, però sicuramente la situazione si può migliorare. E anche su questo argomento dell'alimentazione nelle patologie autoimmuni abbiamo fatto una diretta, la trovate, si chiama Dieta Autoimmune, molto Esatto. interessante. Comunque, stringi, stringi, è sempre la stessa l'alimentazione. Sì, ma sì. Stringi, stringi. Via carboidrati, via legumi, via zuccheri, via solanace e in alcuni casi anche, soprattutto nelle patologie autoimmuni, via latte e latticini, giusto Manu? Esatto. Gli alimenti fermentati, possono essere molto utili in tanti casi perché riducono la quantità di antinutrienti. Predigeriscono gli alimenti e forniscono probiotici e postbiotici, quindi possono essere un qualcosa in più da implementare. Però, ripeto, dipende perché se sono a sibo non vanno bene. In altri casi invece vanno benissimo. Quindi è una cosa che va valutata volta per volta, fase per fase. Con una persona No, esperta. però adesso rimedi contro il colon irritabile, non stiamo parlando di questo adesso. No, e poi il colon irritabile in Sì, realtà è un grosso, ma che Esatto, vuol dire esatto. molto, molto, cioè Infatti. purtroppo è una diagnosi che danno quando non hanno capito esattamente qual è il problema, giusto, È Manu? così, è così. Adesso in realtà è possibile fare la ricerca di anticorpi collegati alla sindrome del colon irritabile. Anticorpi antivinculina, mi sembra che si chiamino. Sì. Pare essere l'unico modo di fare diagnosi davvero di intestino di colon irritabile, non una diagnosi differenziale, cioè non è questo, non è quello, non è quell'altro, allora è colon irritabile, perché fino adesso si faceva così, ok? Cioè non so che cosa dirti, no, non sono robe più gravi, quindi è questo colon irritabile. Adesso si può fare la ricerca di questi anticorpi. Interessante. Niente, Manu, ti lasceremmo andare perché so che tu devi Sì, perché non ho andare. mangiato la colazione, sono ancora qua. Povera. Poi, ma no, vabbè, ma Hai allungato il digiuno intermittente, dai. potevo svegliarmi prima, tra l'altro. Vabbè. Dai. Senti, grazie mille, sempre super interessante parlare con te. Auguro una buona domenica. Grazie. Una grigliata chi griglierà come Anche me. a Ciao. te. Ciao, 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 ciao. La salvo, ragazzi, la ciao. Sì, salvo adesso adesso. anch'io. Ciao, ciao.